Grazie Presidente. Questa modifica allo Statuto di Zetema estremamente sintetica è in realtà estremamente importante in quanto appunto va ad ampliare le possibilità per quanto riguarda l'amministrazione nel controllo degli impianti sportivi comunali. In che senso? Vorrei aggiungere quali sono appunto le motivazioni che ci hanno portato a pensare a questa modifica, ovvero attualmente ci sono circa 90 concessioni per impianti sportivi comunali che sono scadute e il regolamento prevede che nelle more della pubblicazione dei bandi i concessionari possano comunque proseguire le loro attività nel rispetto del disciplinare scaduto. Potrebbe però avvenire che un concessionario si trovi nelle condizioni di non poter proseguire, quindi dover consegnare le chiavi dell'impianto e questo appunto causerebbe un problema perché i tempi per la predisposizione e l'assegnazione di una procedura pubblica sono di un paio di anni, quindi un periodo molto lungo durante il quale l'impianto si troverebbe ad essere chiuso. Vorrei dire che appunto siamo arrivati ad avere una situazione del genere perché, come sapete, per lungo tempo l'amministrazione ha avuto difficoltà a pubblicare i bandi perché abbiamo avuto un regolamento che non è stato aggiornato per 16 anni e quindi nel corso del tempo è diventato via via inapplicabile perché è obsoleto e illegittimo in certi aspetti. Infatti nel corso della precedente consigliatura sono stati pubblicati 0 bandi per la gestione di impianti sportivi, nel corso dell'attuale ne sono stati pubblicati 9, di cui 2 per impianti municipali, nell'ultimo anno 5. Stiamo quindi riavviando la macchina, le cose cominciano ad andare meglio, ma ovviamente appunto c'è bisogno di tempo per tornare finalmente a un regime di regolarità. Motivo per cui, ecco, il non potendo procedere e non volendo procedere ad assegnazioni dirette, non volendo procedere a assegnazioni temporanee, come a volte è successo, temporanee che poi diventavano invece molto lunghe, abbiamo pensato appunto di avere una sorta di copertura assicurativa, diciamo così, per evitare che appunto nel periodo necessario per assegnare una nuova concessione gli impianti vadano a chiudersi, il che significa non offrire più il servizio alla cittadinanza, rischiare che le strutture diventino oggetto di atti di vandalismo o comunque vadano a degradarsi. Molti impianti hanno delle strutture tecnologiche importanti che se non vengono utilizzate si rovinano. E ecco il motivo quindi per cui con questa modifica allo Statuto di Zetema, a nostro avviso, Roma avrà a disposizione un importantissimo strumento per tutelare il patrimonio impiantistico sportivo della città. Grazie.